Occupiamoci di politica perché il Movimento 5 Stelle di Carrara apre la sua campagna elettorale per le amministrative del 2017 e lo fa con un appello alla parte buona e sana della città. Candidatevi con noi per cogliere l'occasione irripetibile di andare insieme al governo di Carrara. Il servizio e l'intervista di Cinzia Chiappini. Il vento delle elezioni si fa sentire anche in casa Movimento 5 Stelle. I grillini hanno aperto stamani ufficialmente la campagna per le candidature al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco di Carrara. Due percorsi che si snoderanno con tempi e modalità differenti, ma che puntano a un unico obiettivo: conquistare il governo della città in quella che il consigliere regionale Giacomo Giannarelli ha definito un'occasione irripetibile. Per coglierla, consiglieri comunali in carica e attivisti hanno lanciato un appello alla parte sana della città affinché i carraresi, che non si sono sporcati le mani, corrano con il Movimento 5 Stelle. Il 5 Stelle di Carrara ha deciso che per le prossime elezioni amministrative si aprirà alla città, aprendo le proprie liste per il Consiglio Comunale a tutti coloro che vogliono candidarsi nella nostra lista. Facciamo quindi un appello alla parte sana della città, alle intelligenze, alle competenze che vivono a Carrara affinché facciano un passo avanti e si candidino nella nostra lista. È possibile candidarsi collegandosi al nostro sito carrara5stelle.it, dove è prevista un'apposita sezione dove tutti i cittadini possono mettere i loro dati e quindi candidarsi al Consiglio Comunale. Noi comunque siamo lunedì, martedì e mercoledì siamo qua a Carrara presso la nostra sede pronti a ricevere le eventuali candidature. L'appuntamento per gli interessati è dunque presso la nuova sede di Carrara del Movimento 5 Stelle, al terzo piano della Galleria D'Azeglio, con ingresso davanti al bar Arlecchino. Qui si potranno presentare gli aspiranti consiglieri, che potranno inoltrare la loro candidatura anche attraverso il sito www.carrara5stelle.it/candidature. Gli aspiranti al gruppo consigliare saranno selezionati dagli attivisti che entro il 31 ottobre e dopo aver assistito alle graticole, ovvero una serie di assemblee aperte al pubblico con domande a sorpresa, decideranno la lista degli aspiranti consiglieri. Diverso l'iter per il candidato sindaco, che sarà scelto tra gli iscritti al portale nazionale del Movimento 5 Stelle che abbiano partecipato ad almeno 50 eventi del Meetup Carrara. La corsa per la poltrona di primo cittadino sarà dunque riservata ai fedelissimi del gruppo carrarese e sarà resa nota entro il 23 dicembre. Prima della fine dell'anno poi i grillini contano di annunciare anche la composizione della loro giunta. Tempi strettissimi, come ha sottolineato il consigliere Federico Bonni. Venite e fatelo subito, perché Carrara ha bisogno del vostro contributo, ha detto il grillino rivolgendosi a tutti i cittadini.